La mia giornata inizia alle 5 con lo sport, poi subito a sfavare, a buttare tutto il giardino per dare da mangiare al mio amico topo. Giardinaggio con la mia consueta eleganza, poi spuntino e passeggiata a Palinuro. Ecco il mare, torniamo a casa, mangiamo una pasta con le fave, con un pecorino buccia nera che è la fine del mondo, eppure la pasta era mondiale, raga, me la sono goduta proprio. E poi di nuovo una passeggiata, perché a casa non si sta mai. Prima però ho trovato questo della mia casetta della posta. Io abito in campagna, isolata, come cazzo fanno a mandarmi queste cose? Cane amico che ci accompagna e cane meno amico che ha abbaiato finché non l'ho filmato. Padre Pio è uscito direttamente da Last of Us e arriviamo a destinazione con questo canino che ci dà il benvenuto. Dovevamo arrivare in questa osteria che si chiama Ubrigante, in cui siamo andati a mangiare diverse volte, ma questa volta sono entrata in cucina spenta. Guardate che fuochi enormi e guardate il paradiso. Non sono agnelli, ecco, però il paradiso di ogni dimensione e forma. Mi raccontano anche la storia, perché queste erano due stalle che poi sono state modificate e hanno creato questa osteria. Questa è una foto. Questi signori adesso hanno 70-80 anni, tipo erano bambini in questa foto, e la porta è questa qua. È la stessa, identica, l'hanno mantenuta uguale. Mi spiegano che l'osteria si chiama Brigante in onore di un brigante che avevano ospitato, che si chiama Nicola Marino. Mi portano nei loro campi dove, a parte gli animali, coltivano le loro cose. Praticamente adesso è tutto incolto ancora, non sono ancora al 100%, ma mi fanno cipolle di tropea con cui fanno le marmellate, sono le fave, l'aglio e non so bene quante altre cose mi sono persa per strada. Tutte cose che ovviamente si possono mangiare al ristorante, poi mi si rompono le scarpe, quindi torno a casa, mi mangio il mio triste riso bollito con i resti, poi Oshinoko e buonanotte.